Eccoci qua, oggi di cosa parliamo? Il titolo di oggi è quanto devo vendere per e quante quantità di corsi o di miei prodotti e servizi devo vendere per arrivare a quel magico punto chiamato punto di pareggio o break-even point. Perché parlo di questo? Parlo di questo per poter far conoscere a tutti uno strumento molto semplice, in modo particolare è uno strumento utilissimo per quanto riguarda la decisione di un investimento, che può essere quello di aprire un ramo della vostra formazione nel mondo della formazione online e poterlo fare con degli elementi oggettivi, in modo tale da poter fare una scelta giusta nella soluzione che vi porta ad un investimento e non a un costo. Lo vedremo all'interno di questo nostro video. Allora lanciamo il countdown e andiamo a partire direttamente con la lezione. Eccoci qua. Allora andiamo subito nel caso specifico. Andiamo a vedere insieme, cari formatori o clienti, quello che può essere esattamente il modo giusto per fare un'analisi economica oggettiva. Io perché faccio questa lezione? Perché vedo tantissimi imprenditori e aziende che valutano uno strumento, come può essere la piattaforma e-learning, e ovviamente noi come Virtual Meeting andiamo a generare questo tipo di soluzione, ma lo faremo da un punto di vista economico-finanziario, perché chi entra nel nostro mondo, il mondo di Virtual Meeting, non entra solo nel mondo della formazione, quelli che offrono tutti gli altri, sostanzialmente. Gli altri offrono sostanzialmente un pezzo di ferro, come viene chiamato, che vengono io, mentre noi offriamo un sistema per far sì che quell'investimento diventi una rendita, ok? Cioè un ritorno sull'investimento. E come lo facciamo? Uno, miglioramento della consulenza per creare i progetti formativi ad hoc, sia online che live, cioè in FAD che live. E qui, tra l'altro, se chiunque di voi vuole mettere a fare un'analisi preventiva e valutare se il business formativo può essere ok o il proprio progetto venga fatto con un'analisi economica e poi strategica, che in realtà sono due cose che vanno insieme, basta che chiedete una coach con me a peo.barberi@gmail.com che trovate qua e poi vi sarete contattati per fare questo. O perché il nostro approccio strategico su tutto quello che è il mondo, anche lo strumento viene introdotto nel sistema strategico. Okay. E perché oggi vediamo il punto di pareggio. Come si fa? Questo strumento è utilissimo per il vostro business quando voi andate a, o per quello attuale, o quando create un nuovo ramo aziendale. Ne parleremo in tanti video per capire come migliorare il vostro ritorno sull'investimento. Lo faremo da tanti punti di vista, sicuramente dal punto di vista fiscale, dal punto di vista organizzativo e dal punto di vista di marketing. Oggi lo facciamo da un punto di vista, diciamo, economico-finanziario. Come si fa punto di equilibrio? Dobbiamo considerare che se io ho il mio software, io prendo in questo caso l'investimento in una formazione online, io può prevedere un investimento, ipotizziamo 3.000 euro, che è in linea con il mercato attuale di una piattaforma, diciamo, di buona e ottima o anche ottima qualità per il mondo della formazione online. Con 3.000 euro avete un ottimo strumento. Vi permette online, live, avete 3.000 euro di investimento. Ok, e io lo chiamo, in questo caso vado a imputtarlo dal file Excel come costi fissi. Okay, ho un costo fisso che ogni anno vado a rimarcare. Poi nella mia pianificazione dovrò avere i prodotti, cioè i corsi. Se parlo di corsi, se parlo di prodotti avrò n prodotti, se avrò servizi, n servizi. Dovrò determinare un prezzo medio di quei costi, di quei corsi, prendo l'esame che esistono dei corsi, e avrò che mi costa 100 euro. Io vendo un ticket a 100 euro. Se vendo a 100 euro, io potrò avere ad imputare a quel costo un costo variabile, cioè che in funzione delle vendite, io ho messo 20 euro, perché è vero che le soluzioni oggi sono più automatizzate dall'iscrizione, ma poi ci può essere anche un discorso di assistenza, tutor, che io vado a gestire nei confronti dell'utente. Vado ad imputare 20 euro, perché non avendo io, potrei non avere una struttura interna, ok? Se non l'ho interna, facciamo l'esempio, do un help desk all'esterno, quello è un costo imputato variabile. Se lo inserisco in realtà nei costi fissi, in realtà avrei aumentato quel 3.000 euro per calcolo di comparazione costo fisso. Facendo in questo modo, noi abbiamo un margine di contribuzione che è importantissimo, che ovviamente è la differenza tra il prezzo e il costo variabile, in questo caso 100 meno 20, abbiamo i nostri 80 euro, ma più è alto il margine di contribuzione, più io arriverò
più facilmente al break-even point, al punto di pareggio. È ovvio che il tasso di contribuzione è dato esattamente da che cosa? Dal prezzo meno i costi variabili fratto prezzo, quello 0,80. Questo cosa ci porta questo tasso di contribuzione che è lo 0,80? Io, che poi coincide in qualche modo anche il maglio di contribuzione, ci permette di fare due calcoli che vediamo insieme. Segnatevi questi calcoli. La prima domanda è quanto, io dovrò aprire la calcolatrice, ok? Due cose è quante quantità, cioè quanti corsi devo vendere per raggiungere il punto di equilibrio, cioè pagare i miei costi fissi, ipotizzati in quei 3.000 euro. Ora io se voglio raggiungere quante quantità devo fare 3.000, che è il costo fisso, diviso che cosa? Il prezzo, cioè 100, meno i 20, per quello in questo caso andrò a vedere diviso 80. Che è quello che è il mio prezzo di vendita, che fa per 100, per quello io ho un 37/40 quantità, cioè di prodotto, per arrivare a pagare i costi fissi. Con 40 in un anno, al prezzo di 100 euro, io ho pagato il mio investimento. Cioè diviso 12, sono gli anni, io devo 3, 3 e 4. Basta che io vendo tra 3 e 4 corsi al mese, io ho pagato il mio investimento. Punto. Questa è la prima domanda, cioè so quanti. Se voglio sapere il fatturato che devo fare per pagare i 3.000 euro, calcolando con maglio di contribuzione dell'80%, in realtà in questo caso è dato da costi fissi diviso 0,80, che è 3.750 euro. Okay? Che vado a 3.700-3.800, mentre la quantità è data da prezzo. Costi fissi, fratto, abbiamo detto, prezzo meno costo, ok? In questo caso coincidono perché 100 euro, ok? Un investimento con un fattore di 3.700 euro, voi avete il vostro ritorno sull'investimento, ok? E parliamo di investimento. Qua abbiamo visto il break-even point, ok? Punto di pareggio, che tra l'altro lo consiglio a tutti. Io vi ho preso un esempio, così concludiamo questa prima parte sul break-even point o punto di pareggio. Se io vado a fatturare con la mia formazione a distanza 15.000 euro, ok, ho costi fissi 3.000 e ho prezzo e il prezzo e i costi, di conseguenza vedete che il ricavo è 3.750, ok, che sarebbe il ricavo di equilibrio, che rappresenta il 25% dei 15.000. Cioè il 25% dei miei ricavi vanno a coprire, per quello molto bassi, cioè più è basso sostanzialmente la percentuale sui ricavi, per pagare i costi fissi più quelli variabili, in questo caso io vuol dire che tutto il resto è utile. Per quello io ho un utile di 9.000 euro. 9.000 euro. Ok? I costi totali sono dati comprendendo il costo variabile più il costo fisso è di 6.000 euro. Ok? Con questo piccolo calcolo, è una piccola tabella che uso sempre per fare le coach insieme per simulare una fattibilità del progetto. Okay? In modo tale che lo facciamo sui numeri vostri, il non fare, diciamo, questa analisi, diciamo, di break-even è un grosso problema. Uno, perché non andate a investire. Adesso noi abbiamo visto qual è il fatturato 3.750, abbiamo visto circa un 3/4 prodotti al mese al valore di 100 euro. Ovviamente se io aumento il prezzo, ovviamente cambia completamente, si abbassa ovviamente il mio. Che sono 3.300, comincio sempre a salire. Per quello poi da qui capiamo le leve, cioè quali leve devo mettere in atto. Cosa significa allora andare a lavorare con un'azienda che lavora per farvi fare business? Non è l'azienda che vi dà il software e l'obiettivo è far funzionare il software. Questo è quasi di default. Oggi un'azienda come Virtual Meeting, che è operativa dal 2001 come azienda, è ovvio che ha l'obiettivo di migliorare il rapporto tra l'azienda virtualmente e i propri clienti. Se un cliente ha un ritorno sull'investimento, significa che noi andremo avanti con un rapporto pluriennale, con più anni. E di conseguenza, il mio obiettivo, io come responsabile direttore marketing, ma di fatto andiamo a fare coaching ai nostri clienti, uno per costruire dei percorsi formativi sempre differenzianti rispetto alla concorrenza, utilizzando quelle che sono le leve
formazione FAD e della formazione sincrona e asincrona e in aula, capendo come strutturarla al meglio, avendo dei dati in termini di ritorno sui numeri che facciamo noi, ok? Poi andiamo a inserire una parte di marketing, cioè come facciamo noi a sostenervi per le vendite. Abbiamo un'area privata in cui mettiamo a disposizione sia le coach personali mie, che ovviamente potete richiedere, ma anche tutta la parte di corso legato al marketing strategico, cioè però arrivare a vendere quei 3-4 dal posizionamento alla strategia di vendita, ai processi logici, ai processi di persuasione che vi permettono di vendere o di vendere, okay, i vostri prodotti. Questo non lo offre nessuno, okay, perché non hanno le skill al loro interno. Io sono un docente di marketing strategico da sempre, praticamente dal 1900, grazie ai miei studi che arrivo col mondo del marketing, okay, e dei processi ISO. Poi abbiamo inserito, arriverà anche il supporto, anche l'ottimizzazione degli strumenti finanziari, perché un altro problema è che dobbiamo anche ragionare per ottimizzare il carico fiscale e anche tutta l'organizzazione amministrativa. Mettendo insieme questi 3 aree, no? Okay, che noi andiamo a fare, cioè io direi 4 se ne aggiungo una, perché una è parte di creazione contenuti, amministrativa, finanziaria e marketing, noi ai nostri clienti gli stiamo dando l'opportunità di fare business. Ecco perché chiamiamo noi che entrare da noi è un ritorno sull'investimento. Un investimento pari, io ripeto, quasi nullo, che 2-3 mila euro significa nullo per quello che potete ottenere, ok? Mentre nessuna struttura all'esterno dei miei competitor può darvi questo aiuto, ok? Nel raggiungere gli obiettivi. L'abbiamo visto oggi con questo strumento che per chi vem poi è completamente gratuito, a disposizione di tutti. Vedremo nei prossimi video per aiutarvi anche come si gestisce un business plan, ma business plan attuale, cioè non per richiedere finanziamenti, quello può andare bene per le startup innovative, per i bandi di chi si innova, ma come strumento per gestire i costi, ok, di funzionamento. Questo lo vedremo e vi aiuterà molto a migliorare la vostra realtà, ok? Se non l'avete fatto o non avete un'azienda che già lavora con quella logica strategica, perché non vedere quell'ambito significa perdere molti soldi su quei 100 euro. Ora, per noi è fondamentale darvi questo supporto, che è quello che facciamo noi in azienda, e io, dato il fatto che lavoro col marketing, io se non ho posto la parte economica finanziaria nel limite di almeno una sufficienza, non possiamo fare marketing, perché il marketing è fatto di numeri, ok? E gli unici numeri li prendiamo dal bilancio, ok? Senza un bilancio, senza un'analisi economica finanziaria, una strategia economica, il vostro marketing si limita a buttare soldi in lead generation senza sapere se questo può funzionare, ok? Grazie in questo momento a tutti voi per questa ricordate, se volete una coach tranquillamente la potete chiedere direttamente a peo.babeli@gmail.com, e quando parlo di coach intendo coach sia in ambito marketing strategico, coach in ambito formativo, perché ovviamente porto il mio know-how e il mio staff insieme su questa parte. E poi ovviamente l'area analisi economica finanziaria di base necessaria per poter sviluppare un business in ambito formativo. Grazie a voi e buon business a tutti voi.